Gotta go fast. Sì, ma quanto fast? Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e finalmente oggi rispondiamo alla domanda che tutti ci stiamo facendo da almeno 3 mesi a questa parte. Ma i nuovi Ryzen supportano le memorie fino a 4000 MHz? I nuovi Ryzen hanno un uplift in performance con memoria a 4000 MHz? Rispondiamo molto velocemente alla prima. Sì, i Ryzen 5000 supportano tranquillamente le memorie a 4000 MHz. Hanno un aumento di prestazioni con le memorie a 4000 MHz? Questo ve lo faccio vedere. Tutta questa discussione nasce perché ieri su Twitch, comunque link in descrizione, streamo dal lunedì al venerdì, quindi 5 giorni a settimana, su Twitch un ragazzo mi ha chiesto: oh, ma sti Ryzen alla fine supportano le memorie a 4000 MHz? Io ho detto: boh, andiamo a vedere un video su YouTube. E neanche se avessi voluto farlo apposta, mi sono ritrovato il video di Optimum Tech, un ragazzo che io seguo molto molto spesso per quanto riguarda review, in particolare di overclock, frequenze e altre cose, perché è davvero molto meticoloso nella sua metodologia di testing. Quindi abbiamo qui in pratica due processori della serie 5000 Ryzen, un 5900X 12 core 24 thread, un 5950 16 core 32 thread, e qui su abbiamo il kit di memoria utilizzato: 32 GB di RAM a 3200 MHz CL14. La scheda grafica è una RTX 3080 Founders Edition e vediamo che entrambi i processori hanno un frame rate medio più alto rispetto al 10900K. In pratica, con queste memorie a 3200 MHz si riesce a far andare molto bene i processori Ryzen della serie 5000. Questo era il telefono. Ma cosa succede se cambiamo la velocità delle memorie? Vediamo adesso un test fatto con 3 diverse velocità di RAM: 2133 MHz con CL16 16 36, 3200 MHz 14 14 34 e un kit di RAM super veloce 4000 MHz 15 16 16 36. Allora, c'è da dire una cosa. Sì, 2133 è una velocità abbastanza bassa, possiamo dire, per le DDR4, non è praticamente il massimo. 32000 MHz è lo sweet spot, secondo me, per quanto riguarda il rapporto prezzo-prestazioni per le RAM. E se vi ricordate, molto bene, attenzione, questa è una cosa importante, quando furono presentati i benchmark, chiedo scusa, delle RX 6000 durante la conferenza di AMD, se vi andate a rivedere quel video che ho caricato alla fine della mia reaction, un utente in chat mi scrive: il tutto è stato testato su un Ryzen 9 5900X a 3200 MHz. Che cosa significa questo? Può darsi che col nuovo layout interno di cache i Ryzen 5000 non beneficino così tanto della velocità delle RAM, perché prima, ci ricordiamo, per passare praticamente da un modulo di cache all'altro di cache, sappiamo che casino c'era. 3600 MHz era la velocità massima dalla quale i Ryzen 3000 avevano dei benefici. Ma adesso andiamo a vedere un pochettino sti Ryzen 5000 come si comportano, perché il discorso si fa molto molto interessante, ancora più interessante con delle RAM a 3600 MHz. In pratica, se prendiamo un benchmark sintetico, vediamo subito che il tutto viene testato sul Ryzen 9 5900X. Perché? Perché a quanto pare sembra che sia il processore che sale di più in overclock e quindi dovrebbe essere il processore perfetto per il gaming. Comunque, sui benchmark sintetici vediamo che praticamente non c'è davvero
una differenza tra 2133, 3200 e 4000 MHz. C'è praticamente, è normalissimo che ci sia un piccolo stacco di performance tra 2133 e 4000, ma questo è un benchmark sintetico, non il, la distanza tra un punteggio e l'altro non è neanche così ampia, anzi si ricevono molte più performance applicando un overclock comunque al processore. Ma andiamo a cercare qualche altro test. La differenza comincia a farsi sentire sempre in un altro test sintetico, su V-Ray. In pratica, tra 2133 e 3200 c'è comunque una bella differenza di prestazioni. Invece tra 3200 e 4000 non c'è tutta questa differenza. Cosa significa? Che in pratica lo sweet spot per Ryzen 5000 sarà 3200 o 3600 MHz. Qui invece finalmente abbiamo un gioco, e cioè Death Stranding 1080p, preset molto alto. E ragazzi, qui i dati parlano da soli. A 2133 MHz 180 frame al secondo, a 3200 188, ma da 3200 a 4000 cambiano solamente, ci sono solo 2 frame in più al secondo di media, con le RAM a massima, alla velocità più alta. Red Dead Redemption 2 è la stessa cosa, 2133 144 frame al secondo, 3200 abbiamo 148, invece 4000 MHz abbiamo 149 frame al secondo. Formula 1 2020 ha 2133 MHz, 239 frame al secondo, invece a 4000 e 3200 abbiamo 250 frame al secondo. In Assassin's Creed Odyssey, che è un gioco ottimizzato davvero davvero male, abbiamo con le RAM a 2133 MHz 106 frame al secondo di media, invece con le RAM a 4000 e 3200 rispettivamente 112 e 111. Ragazzi, potrei continuare a farvi vedere qualche altra cosa, ma bene o male le performance sono queste. Cioè, guardate, anche in Rainbow Six, ok, in pratica le performance, la differenza di performance è praticamente impercettibile, con soli 4 frame di differenza di media tra 2133 MHz e 4000 MHz. Che cosa significa questa cosa? Significa che lo sweet spot appunto per i Ryzen è 3200 MHz. Ma non ci fermiamo qui. Che cosa succede se si abbassano le latenze nella memoria RAM? Abbassando le latenze e avendo anche delle frequenze molto alte per quanto riguarda la RAM, raga, il discorso non cambia. Guardate i primi due risultati. C'è un Ryzen 9 5900X con le RAM a 4000 MHz con una latenza. Il risultato di sotto è il Ryzen 9 5900X con le RAM a 4000 MHz senza aver toccato le varie latenze, o comunque avendole strette giusto giusto un po'. E ragazzi, sotto abbiamo con le RAM, le abbiamo con le RAM a 4000 MHz a stock. In pratica la differenza fra 4000 MHz a stock e 4000 MHz con un timing diverso delle RAM è circa 3 frame al secondo su Red Dead Redemption 2 e 1.1 frame al secondo su Death Stranding. Raga, in pratica che cosa sto cercando di dirvi? Non spendete soldi per RAM sovrapprezzate, perché i nuovi Ryzen 5000 raggiungono lo sweet spot a 3200 MHz. Non vi sto neanche dicendo di vendere le vostre RAM a 3600 MHz, se già ce le avete utilizzatele, il vostro processore le saprà sfruttare a dovere. E nulla, spero di aver risposto a questa domanda che sta infestando l'internet da un po' di tempo. Io vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella. Fatemi sapere la vostra, se avete intenzione di comprare un Ryzen 5000, se questa informazione vi sia stata utile, quale tipo di RAM voi andrete a prendere, sono molto curioso di saperlo. E nulla, vi ricordo che streamo praticamente lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e questa discussione è nata da uno streaming su Twitch, per cui passate a trovarmi a dire ehi, ciao, lo sai, ho guardato il tuo video. Ci vediamo al prossimo video allora, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G.